Vorrei iniziare questo monologo con una comunicazione di servizio. Ci sarà oggi la seconda presentazione del libro Fuochi di mio fratello in una libreria molto bella che si chiama Linea d'Ombra in via San Calocero a Milano, libreria Linea d'Ombra. Adesso il numero civico della libreria, ve lo dico. Via San Calocero 29 alle 18:30, giovedì che è oggi, ci sarà appunto la presentazione. Quindi, insomma, chi è interessato e dopo si va a bere e a mangiucchiare qualcosa all'aperitivo toscano del nostro amico Frank Tommasi. Quindi, se volete venire, insomma. Ci sarò anch'io, quindi se c'è qualcuno che vuole una ciocca della mia calvizie può venire e io non ho problemi a dare ciocche della mia calvizie. Incredibile. No, incredibile, pensavo a che cosa sono io. Da volte rifletto, no? Ecco, adesso sono un uomo di 50 anni seduto su un divano che dovrei iniziare anche un po' a cambiare, perché quando faccio sesso, le poche volte che faccio sesso, cigola un po' troppo, cigola un po' troppo. Bisognerebbe prendere quel divano letto con i materassi più spessi, questo è piccolo. Ecco, sono un uomo di 50 anni con un Panama, degli occhiali scuri da vista. A me mancano molte, cioè, sono proprio mezzo accecato. Vestito più o meno di nero, con in un pomeriggio qualunque della mia vita, con una videocamera puntata, Canon HD video. Oh, Dio mio, in casa mia, tranquillo, beato. Non ho proprio voglia di affrontare quel cazzo di mondo che c'è là fuori, non c'ho voglia. Mi sento così bene, la famosa zona di comfort, la mia zona di comfort. Io sto così bene qui, ma scherziamo che. No, poi c'è da dire che ogni tanto esco e faccio le mie puntatine nella cosiddetta realtà, che ancora io vi sfido a definirmela, che cazzo è questa realtà, che insomma è ferita da tanti punti di vista che la fanno sanguinare in mille direzioni. Che cos'è la realtà? E quindi ogni tanto esco, sì, ogni tanto esco. Sono completamente slegato da qualsiasi implicazione commerciale. Cosa significa questo? Che i miei lavori, voi lo sapete, non hanno nessun valore, sul mercato. Alcuni sostengono perché non hanno nessun valore in sé, ma io questo non lo so. Cioè io non credo, però non lo so, viene da ridere oggi, come se avessi sfumato uno spinello, forse perché sto ancora non fumando, sono 15 giorni, adesso ho perso anche il conto, una quindicina di giorni. Forse mi dà un po' alla testa questa astinenza, è un po' una droga. L'astinenza stessa. E quindi c'è forse più lucidità anche nei sapori, ma forse anche nella mia mente. Non lo so, questo non lo so se sono più lucido. So che ogni tanto mi getto lo sguardo su me stesso e dico. E sono riuscito nel tempo a racimolare qualche disgraziato che mi segue, per carità. Però proprio.
No, ma vi dico disgraziati con tanta simpatia, veramente, con tanta simpatia. Vi ringrazio, anzi. Io ve lo dico, io lo farei anche se fossi da solo, al di là del mi piace che ci sia qualcuno, spero che ci sia qualcuno, ma lo farei anche da solo perché è proprio una mia sfida quasi con questo occhio, questo l'obiettivo della videocamera, no? Che mi vuole oggettivare, no? È quasi una lotta, è quasi una lotta, è quasi una terapia che io faccio, no? Di fronte a un obiettivo. E quindi sì, quindi cosa si può dire di me? Appunto, nessuno mi caga, dice qualcuno, Ricky, non ti si incula nessuno, non ti cagano. Questo non è completamente vero, però è in gran parte vero. È in gran parte vero, però è anche vero, scusate, che io non è una mia caratteristica, io non lecco mai il culo a nessuno, tranne che la mia donna. Io non sono un leccaculo, almeno questo riconoscetemelo. Tu dici, avresti mai avuto? Sì, ho avuto delle anche occasioni in cui, ma non sono un paraculo, ecco, non sono un paraculo, anzi. Non sono uno che sgomita, se c'è qualcuno che vuole passarmi avanti, dico vai, vai, vai pure. Sono fatto così, non me frega un cazzo, frega un cazzo. Perché tanto so di valere. E quando uno sa di valere, io so di valere, cosa significa sapere di valere? Vuol dire che sei Superman? No, non sono Superman. Però so che Ricky Farina è una persona onesta, tu meno, no? È una persona che non tradisce se stesso e quindi nemmeno gli altri, nemmeno gli spettatori. Non vi tradirò mai, già questo non è poco, eh? Non è poco. Tutto questo avrà mai un riscontro economico, non si sa, ma forse alla fine non ce ne frega più un cazzo, anche l'idea del sito mi ha già stancato. Io proprio non sono nato per fare soldi, probabilmente. Va bene, quindi oggi mi sono fatto un po' sta ridarella qui, un po' stupida. La vicina di casa che non può più urlare. Che quindi sbatte le sedie. Mi è venuto un dubbio atroce, un sospetto più che altro. Se qualcuno l'avesse veramente silenziata, perché si dice. La storia vuole, la cronaca di questo palazzo, che la mia vicina, quella che urlava sempre, si è arrotolata per le scale e si sia fatta male qui, quindi non può più urlare. Però a me faceva anche compagnia il suo sfogarsi così. Ma se qualcuno del condominio, un po' magari cattivello, chi lo sa? Avesse agito affinché lei, insomma, l'avesse. Speriamo che non sia così, che sarebbe tremendo, insomma. Mi spiace.